ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Ha un tifoso d'eccezione in più l'Argentina di Leo Messi, neocampione del mondo Antonio Razzi, con la comunità abruzzese di argentini nel mondo che è tra le più numerose in assoluto e che ha fatto festa fino a tardanotte. Antonio Razzi ha appena finito di fare la sua seduta di footing mattutino e questo argentino è un tifoso d'eccezione per l'Argentina, no? Ieri tanti tifosi hanno festeggiato a Pescara. Sì, veramente sono molto contento e felice anche per il mio amico Franco Arena, una grande radio di Buenos Aires. Poi ho molti parenti in Argentina, sicuramente ho tifato Argentina, poi ci sono anche vari calciatori che io conosco personalmente, figuratevi. Sono felicissimo e mi è dispiaciuto che è arrivato al 3-3, perché al primo tempo l'Argentina ha fatto tutto quello che voleva, insomma 2-0 meritatissimo. Poi ahimè si è svegliato Mbappé e ha fatto addirittura 3 gol. Come si dicono, chapeau a Mbappé, è un grande campione, però sono felicissimo che ai rigori ha vinto l'Argentina. Viva l'Argentina! Abruzzesi del mondo, tantissimi argentini, anche con la sua esperienza. Sì, conosco anche tanti abruzzesi che sono membri del CRAM e che naturalmente sono sicuramente abruzzesi argentini, ma che hanno sicuramente tifato Argentina. Meritatissimo questa terza stella e sono contento che anche Messi veramente una volta si è svegliato, perché molte volte alle finali questi grandi campioni non fanno quello che devono fare. Infatti l'hanno criticato, tu pensi solo al Barcellona, invece questa volta ha pensato anche alla nazionale, alla sua nazionale argentina. Auguri.